Ok amici, visto che Halloween si avvicina, è il momento di farsi gli scherzi a vicenda. Così, mentre Odisseo dorme, ho già preparato uno scherzo per lui. Mi serviranno una maschera spaventosa e un palloncino. Mettiamo la maschera sul palloncino e siamo a posto. E ora andiamo di sopra! Odisseo sta ancora dormendo, allora compagni, entriamo! Ora, prima che Odisseo si sveglia, guardate cosa faremo! Appenderemo questa maschera sulla sua testa con una corda! Il nostro primo scherzo! Andiamo! Il nostro primo scherzo, allora ragazzi, è pronto! E indovinate un po', non ho finito! Le attaccherò le ciabatte al pavimento e lui cadrà! Bene amici, ho del nastro adesivo in mano e lo attaccherò alla suola, lo attaccherò alla prima ciabatta e poi lascerò qui la seconda per ora. Bene, così. Ora stacchiamo il nastro adesivo. Quando avrò finito con la prima ciabatta la incollerò al pavimento. E la seconda ciabatta, come potete vedere, è pronta. Incolliamo anche questa. Questo era il secondo scherzo, ma ne ho un terzo. Per questo scherzo abbiamo bisogno di vernice rossa e di un pennello. Intingeremo il pennello e dipingeremo la maniglia della porta con la vernice. E quando Odisseo si sveglierà avrà un triplo scherzo! Ragazzi, ho finito lo scherzo ed è ora di lasciare la stanza prima che lui si svegli! Stamattina, cioè mi sono appena svegliato. Oh, ragazzi, questa è Chris, mi ha già fatto due scherzi. Voglio vendicarmi di lei. Oh, cavolo, ragazzi. Oh, oh. Che cos'è questo sangue? No, è vernice. Alla fine mi ha fatto un triplo scherzo. Cavolo, Chris, sul serio? Così tanti scherzi al mattino? Ma allora è Halloween adesso. Ok, Chris, è Halloween, ma stai esagerando. Ok, va bene, devo mettermi a posto. No, aspetta, aspetta. Cosa, Odisseo? Cosa c'è che non va? Vabbè, vado in bagno perché ho una voglia matta, non ce la faccio più. Oh, va bene, allora vado, vai. Vado. Oh, stavo iniziando a preoccuparmi per lui. Amici, ho detto a Chris che dovevo andare in bagno, ma le ho mentito. Voglio solo farle uno scherzo. Per prima cosa mi metterò della vernice sulle mani. Oh, fantastico, ragazzi, guardate, mettiamola per bene, sì. Ora poggiamoci allo specchio. Ecco così. Oh, è davvero spaventoso! Ragazzi, ho lasciato delle impronte sullo specchio, ma non è uno scherzo! Ora le lasceremo anche sull'asciugamano! Bene, guardate! Bene, e ora le appenderemo proprio qui! Oh, perfetto! Oh, sono così felice di essere libero, eh! Oh, mi sento così bene, ho finito! Così in fretta? Quando hai avuto tempo? Sono un ragazzo veloce! Dimmi che hai avuto anche il tempo di lavarti i denti! No, non l'ho fatto! Tu vai a prepararti in bagno e mi lavo i denti più tardi! Ok, e voi dovreste lavarvi i denti ogni mattina quando vi svegliate, non fate come Odisseo! Oh, bugiarda, mi lavo i denti ogni mattina! No, non dirmi che... No, non dirmi che è solo vernice! Oh, ragazzi, Odisseo mi ha fatto uno scherzo! Devo vendicarmi ora con lui! E ora pulirò lo specchio con questo asciugamano! Oh, ancora sangue! Oh, questa è vernice! Odisseo, non sai cosa ti aspetta! Ma prima di vendicarmi con lui, devo pulire lo specchio! Anche io avrò bisogno di vernice per il mio scherzo. Metterò della vernice sul rubinetto proprio qui in basso e quando si leverà i denti il mio spazzolino sarà colorato. Immergiamo lo spazzolino nella vernice. Ora che lo spazzolino è pronto, dipingiamo il nostro rubinetto. Il nostro scherzo è pronto, ma prima dobbiamo pulire un po' il lavandino in modo che non sospetti nulla. Che succede, Chris? Sei un po' lenta, vero? Sì, stavo lavando quello che avevi sporcato lì. Ti sentivo strillare là dentro. Ah, è molto divertente. Non dimenticare che devi ancora lavare i denti. Oh, sì, vero, vado a lavarmi. Ora vedrete cosa succederà lì. Oh, finalmente mi lavo i denti. Ah, ecco.
ecco lo spazzolino e il dentifricio. Spremo molto dentifricio. Mettiamo un po' d'acqua sullo spazzolino così non sarà rigido. Ehi, il mio spazzolino preferito è rovinato. Scommetto che è stata Chris. Se le prenderà adesso, le prenderà davvero. Ah, 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 brava Chris, è stato uno scherzo molto spiritoso. Ah, ah, è stato molto divertente. L'hai visto? Bene, prendiamo qualcosa di buono da mangiare e guardiamo un film horror. Sì, sì, vado a prendere dell'acqua e qualcosa da mangiare. Ah, ho tanta sete. E ora amici, vedrete cosa li ho preparato. Ehi, Chris, sul serio? Sì, Odisseo, sono assolutamente seria. Andiamo a mangiare qualcosa. Ok, ok, ci penso io. Adesso vedrà. Amici, ho qui due cupcake. Ma prima di portarle a Chris, voglio vendicarmi. Metterò del dentifricio sui cupcake. Lei penserà che sia della panna e li mangerà. E per rendere tutto più credibile, li cospargeremo di zucchero colorato. Bene, andiamo. E ora ragazzi, dopo il dentifricio aggiungiamo gli zuccherini. Andiamo, Odisseo! Ecco Chris, prendi questo e provalo. Sembrano così buoni questi. Sì Chris, provali prima e poi dimmi cosa ne pensi. Certo che li proverò adesso. Oh, sono così golosi. È uno scherzo, sorella. Sei impazzito, ci hai messo il dentifricio. Sì, tu mi hai fatto uno scherzo e io ti ho risposto. Sei pazzo, vado a sciacquarmi la bocca. Ah, ce l'ho fatta. Sì, amici, dai, Chris, vai a lavarti e a prendere i popcorn. Iniziamo a guardare il film. Va bene, amici, ho qui due cesti pieni di popcorn. Perché non posso guardare un film senza popcorn. Odisseo ha messo il dentifricio sui miei cupcake. E io, amici miei, li verserò del tabasco. Diamole una bella spruzzata. Oh, ecco il tuo popcorn. Grazie, Chris. Che non va, Odisseo? Ti è piaciuto così tanto il popcorn? Sì, certo! Sei nel tuo repertorio, Chris! Oh? Oh, il campanello? Sì! Probabilmente sono venuti per i dolci! Ti ricordi cosa è successo l'anno scorso? Sì, me lo ricordo! Vengo anch'io! Oh, che bel costume! Ecco, prendi un po' di caramelle! ladro, dove stai andando? Ma questa volta sono preparata! Sei pazza! Hai preparato dei super dolci per lui! Va bene, ma questa sarà la sua punizione adesso! Ok, amici, perché sapevo che il ladro sarebbe venuto a rubare i nostri dolci, questa volta non sarà così fortunato! Avremo bisogno di 3 limoni, bastoncini, scaglie colorate, Nutella, un bicchiere per intingere! Mettiamo il limone su questo bastoncino, così, 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 così! Poi prendiamo la Nutella e ci incendiamo il limone! E poi cospargiamo sopra delle scaglie colorate e il gioco è fatto! Il ladro sicuramente non si aspetta che lo facciamo! Bene, Chris, andiamo a punirlo! Andiamo! Ale! Buon appetito! Amici, siamo bloccati qui in una stanza con molte porte! Bene, Demon, come possiamo uscire da qui? Io credo, amici, che questa sia la porta principale, perché c'è una serratura! Ma per trovare la chiave dobbiamo aprire tutte le altre porte! Bene, andiamo! Bene, ragazzi, chi di voi inizia? Io! Bene, Lia, quale porta aprirai per prima? Mi piace questa! Va bene, aprila! No! Ci siamo!
siamo accorti che è la porta sbagliata. Dobbiamo trovare quella giusta. Sì, è il mio turno e troverò sicuramente quella chiave. Andiamo. Ragazzi, non sceglierò il giallo perché sono sfortunata. Scelgo il rosso, questo qui. Andiamo. No, oh. Odisseo, non sono sicuro, ma credo che quella porta sia stata un errore. Sì, un errore. Secondo te, perché mi ha versato il ketchup adesso? Ora tocca a me. Dai, scegli una porta, forse troverai la chiave. Scelgo questa. Forza, forza, apri, apri. Apri, 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 apri. Apri, allora go. C'è la Coca-Cola. Che schifo. Odisseo, forza, scegli! Ma amici, prima che scelga, iscrivetevi tutti! Vedete quali video stiamo preparando per voi! Forza, Odisseo! Bene, scelgo! Quale dovrò scegliere? Penso che aprirò questo! Avanti, avanti, aprila, dai! Ok, stop! Aspetta, Zimon! Ma perché tu non apri le porte? Odisseo, io sono il tuo fratello maggiore! Sono qui per controllarti! Sono il cervello della tua squadra! No, è solo una truffa! Apri anche tu la porta! No, Odisseo, non le aprirò. Se vuoi, aprila tu. Ok, giochiamo a sasso, carta, forbice e vediamo chi non aprirà la porta. Adesso vediamo. Forza, facciamolo. Va bene. Sasso, carta, forbice. Forza, ciao, ti ho battuto. Oh, cavolo, dai, amico. Aprila. Va bene, apro. Ho paura. Va bene, l'apro. Oh, oh, oh. Ah! Andiamo per primi. Sì, andiamo. Ilia, è il tuo turno. Scegli quale porta aprire. Questa. Bravo, buona fortuna. Grazie. Cosa è successo? Abbiamo aperto di nuovo la porta sbagliata, amico. Ragazzi, ragazzi, venite qui. Giochiamo d'astuzia. Ogni volta che apriamo una porta, il nostro nemico spara a bruciapelo. Quindi, se apriamo la porta e ci sdraiamo sul pavimento, lui non ci colpirà, impossibile. Zimo, stai andando alla grande. Forza, Odisseo, scegli la porta che vuoi. Aprirò quella verde laggiù. Quella. Va bene, mi metto a terra e la apro. Cosa? Cos'era? Odisseo, erano Arbis. Che schifo e disgustoso. Perché? Perché sono così sfortunato? Andiamo, la porta accanto. Ragazzi, sono intelligente e riesco a vedere queste grandi porte. Quindi aspettate, le apro e trovo la chiave, guardate. Ok. E... No, no! Chiudiamo. Chiuso. Porta sbagliata, porta sbagliata. Ragazzi, il mio piano non ha funzionato. Ilia, dai, apri la porta. Ok, voglio aprire questa. Va bene, aprila. Forza, forza, forza. Stai bene? Oh, sei bianco come un pazzo di neve. Guardati. Cavolo, amico, com'è successo? Sono d'accordo. Ok, ragazzi, ho fiducia in voi. Andiamo, da forza, dai, avanti. Dai, Simon, aprene una, amico. Ok, aprirò di nuovo la porta grande. Spero di trovare la chiave. Andiamo e... chiudo la porta, ragazzi. State bene? Che male. Oh, ragazzi, mi dispiace. È la seconda volta che vi incastro. Le mie intenzioni erano buone. Comunque, Simon, sei un truffatore, ovviamente. Ora tocca a me aprire la porta. Spero che la chiave sia qui dentro. Ecco, ho chiuso, Ho tutto in bocca. Cos'è stato? È polvere di cacao, ragazzi. Che schifo. Tocca a me. Sei ricoperto di latte. Perché sono così sfortunato? Ma che fare? La vita è complicata, fratello. Che fare? Vado ad aprire la prossima porta. Io apro questa. Augurate buona fortuna, amici. E iscrivetevi. E cosa? Il mio
e polvere d'oro. Oh, è disgustoso! Quando finirà questa sfida? Guardate cosa sono diventato! Ragazzi, io ho un'idea per decifrare il codice! Apriamo la stessa porta due volte e usciamo! Credo che questa sia la porta giusta, ragazzi! Dai, guardate! Zimo, ma sei sicuro? Sì, Odisseo! Non ha senso fare due volte la stessa trappola dietro la porta! Ecco perché la sto aprendo! Andiamo! Chiudo! Chiusura! Oh, oh mio Dio! Ok, errore, non ha funzionato! Zimon, sei il peggior capitano di squadra di sempre! Comunque vado ad aprire! Credo di no. No, Odisseo, è solo vernice, non preoccuparti. Ragazzi, non preoccupatevi. Vi aiuto io, aprirò la porta. Prenderò tutta la roba cattiva che c'è dietro questa porta. Andiamo, ragazzi. Oh, ragazzi, ho preso i marshmallow. Ho preso un regalo. Oh, fantastico. Tieni, Odisseo, prendi, dai. Sì. Prendi. Mangeremo più tardi, ragazzi. Dobbiamo trovare una chiave per uscire da qui. Hai ragione. Dovrei scegliere un'altra porta. Sì, Odisseo. Scegliela. Vado ad aprire quella porta lassù. Va bene, la apro. 1, 2, 3. Oh! Oh! Oh, cos'è? Oh! Oh, prendi! Ecco, ragazzi, mi assumo la piena responsabilità come fratello maggiore e come grande uomo educato aprirò la porta. Vai! Le chiavi! Ragazzi, ho trovato le chiavi! Devono essere per la serratura! Credo che abbiamo vinto! Andiamo! Diamo un'occhiata, ragazzi! La chiave entra! Sì! Dai, ci sta, eh? Sì, aperta! Usciamo, amici, dai, scappiamo! Amici, voi iscrivetevi!